tu che sei critica e starai sotto il ciclone dei giornali, cosa vuol dire sentirsi femmina? Sentirsi femmina per me non è essere femmina esteticamente, ma è sentirsi femmina di testa. Sentirsi femmina non vuol dire avere un bel corpo, un bel seno, un bel viso. Sentirsi femmina è essere femmina di testa e nei modi di fare. Oggi a governo c'è la destra. Che chiederesti? Io chiederei di non farci ombra come stanno facendo in questo momento, perché la nostra comunità stava andando molto avanti, stavamo raggiungendo un bellissimo traguardo, la parità con le persone tra virgolette eterosessuali, ma la destra non ci sta aiutando, anzi ci sta un attimino facendo nascondere e deprimere, perché ci stanno limitando in tante cose. Vuoi dire che stiamo tornando indietro con i passi invece di salire questa scala che è troppo grande? Io credo proprio di sì. Eravamo arrivati ad un buon punto, ad un buon livello, ma stiamo ritornando indietro di parecchio. È cambiato qualcosa da ieri a oggi nella comunità dei femminielli? Sì, è cambiato. Era cambiato, ma sta cambiando ancora. Stiamo tornando indietro. Stiamo ritornando a 20 anni fa. Il messaggio che tu lasceresti alla nuova generazione di oggi che vogliono fare la transizione, qual è? Il messaggio che voglio lanciare a tutta la nuova generazione è che prima di tutto devono fare un percorso psicologico e farsi seguire da medici e da specialisti che ci sono apposta nelle enti pubbliche, proprio per aiutare a fare un ottimo percorso di transizione, e non assolutamente prendere ormoni a dosaggi, diciamo, familiari, ecco, prenderseli da casa. Facci un piccolo racconto del momento che sei stata incoronata. Guarda, nell'attimo che sono stata incoronata io avevo un'ansia fortissima, penso di aver bevuto 2 litri d'acqua, avevo la bocca asciutta, non me l'aspettavo, stavo in una palla tutta mia, mi sentivo fuori proprio dal mondo. Però poi, quando Stefania mi ha dato la pacca sul fondo schiena e mi ha chiamata, mi sono emozionata tantissimo. E per me questo è un regalo molto grande. Allora, Stefania Zambrano, insieme a Magda De Martino, vi lascio un abbraccio e seguite tante tante interviste delle nuove reginette del continentale europeo.